Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono sempre Frank Horseman e questa è la community metal più controversa del web. Oggi mi sentivo di dover portare una nuova puntata di personaggi leggendari e dovevo assolutamente dedicarla ad Alexi Laio. Per chi non lo sa, è il chitarrista, frontman, un pioniere del melodic death metal, una belva, se così vogliamo dire, e chi più ne ha più ne metta. Suonato nei Children of Bodom, nei Synergy, negli Impaled Nazarene, veramente la sua carriera è costellata da successi e veramente merita di essere conosciuto per chi non lo conosce, e per chi lo conosce, beh, sarà sicuramente un bel video da vedere, più che altro per dedicare a questo chitarrista che poco tempo fa abbiamo dovuto salutare. Alexi Laio è nato a Espoo nell'8 aprile del 1979. Ha iniziato a suonare il violino all'età di 7 anni e, influenzato dall'heavy metal, musica che ascoltava la sorella, all'età di 11 anni abbandona il violino per suonare la chitarra elettrica, cosa che poi porterà avanti con il tempo studiando al conservatorio. Il suo modo di suonare è stato fortemente influenzato da Rob Latvala, che in seguito ha suonato con lui. E il modo di cantare invece è ispirato principalmente a quello di Phil Anselmo dei Pantera e da Mael Petrozza dei Creator. Nel febbraio del 2002, in una cerimonia privata, ha sposato Kimberly Goss, frontwoman della band Synergy, dopo essersi appunto frequentati per 4 anni prima del matrimonio. Tuttavia si sono separati nel 2004, ma rimangono comunque amici intimi. Alexi è apparso diverse volte sulla copertina della rivista Young Guitar ed è stato sulla copertina di Guitar World insieme a Steve Vai e Zakk Wylde, praticamente due scappati di casa. Oltre alla copertina, Guitar World lo ha classificato come uno dei 50 chitarristi più veloci al mondo. È stato classificato dalla Roadrunner Records come il numero 41 su 50 di Greatest Metal Frontman of All Time, quindi tra i migliori frontman di tutto il mondo, di sempre. Allora, vi anticipo subito che sentirete sia come pronuncia Bodom che Budum. Purtroppo non so quale sia quella giusta e purtroppo li chiamo in entrambi i modi. Vediamo appunto come sono nati. I Children of Bodom hanno acquisito il loro nome da un famigerato omicidio irrisolto avvenuto in Finlandia sul lago appunto omonimo nel 60. Quattro adolescenti accampati in riva al lago sono stati brutalmente attaccati nella loro tenda da un aggressore sconosciuto. Tre sono morti pugnalati e randellati, mentre il quarto è sopravvissuto nonostante le gravi ferite. Gli omicidi sono passati alla storia e sono nate molte leggende metropolitane. Infatti Gustafsson, che è il sopravvissuto, pare che abbia affermato che il responsabile fosse una figura dagli occhi rossi, o addirittura anche il tristo mietitore. La maggior parte degli album, appunto, dei Children of Bodom, contengono almeno una canzone ispirata direttamente agli omicidi di Lake Budum, e il Grim Reaper è diventato praticamente una mascotte non ufficiale della band. E da qui, appunto, dall'inizio alla fine, appare praticamente su tutti gli album. Nel 2004, 44 anni dopo l'evento, la polizia finlandese ha arrestato Gustafsson perché sospettato che fosse stato lui stesso l'assassino. Ma nell'ottobre del 2005 è stato prosciolto da tutte le accuse e risarcito dallo Stato. Gli omicidi tuttora rimangono irrisolti. Vediamo adesso la carriera musicale dei Children. Sono stati fondati praticamente nel 1993 con il nome di Inerted, dal chitarrista Alexi Laio e dal batterista Jaska Raatikainen. Scusate per la pronuncia, raga, non sono proprio. Entrambi si conoscevano fin dall'infanzia e hanno perciò iniziato insieme ad avvicinarsi al heavy metal, specialmente però al death metal. Gruppi come appunto Stone, Entombed, Obituary. Dopo poche settimane dalla fondazione, il bassista,
Mietinen, completò la prima formazione del gruppo, permettendo così agli Inerted di registrare il loro primo demo intitolato Implosion of Even, pubblicato nell'agosto del 93. Dopo alcuni demo e svariati cambi di formazione, arriviamo al 1997, dove cominciarono a registrare per una piccola etichetta belga il loro primo album intitolato Something Wild. Il disco presentava alcune tracce che saranno, come nel caso di Lake Bloom, The Nail e Touch Like an Angel of Death, delle pietre miliari per il gruppo. Di base, la loro musica è un melodic death metal di matrice scandinava con parti neoclassiche, anche se nel tempo hanno inglobato svariate sonorità, a partire sicuramente da influenze black metal nell'uso della voce e di alcune atmosfere, fino ad alcuni riff di chitarra simili al thrash metal, soprattutto nel quarto e quinto album, che sono quelli un po' più pesanti. Lo stile chitarristico di Alexi era incentrato praticamente sulle capacità tecniche e sulla velocità degli assoli. È noto per i suoi duelli solistici chitarra e tastiere con Jan Veerman, scusate, il tastierista del gruppo The Children of Bodom. Dopo aver registrato appunto il primo album con i Children of Bodom, Something Wild, all'età di 18 anni, pensate, la band ha suonato un concerto in Russia con gli Impaled Nazarene e Alexi fu invitato a far parte della band come chitarrista. È stato negli Impaled Nazarene fino al 2001, ma ha sempre dato un'importanza di secondo piano a loro. Dopo l'uscita di Something Wild, pensate che ha tentato il suicidio con un'overdose di sonniferi. Ha trascorso una settimana in coma prima di essere rianimato. Con l'intenzione di promuovere l'uscita di Something Wild, il gruppo partecipò ad un concerto della band Symphonic Black Metal di Dimmu Borgir, anche questi degli scappati di casa, insomma, nel 97, e grazie a questo show fu contattato dalla Nuclear Blast, che assicurò ai Children of Bodom un contratto per la pubblicazione dei loro dischi in tutta Europa. Something Wild fu pubblicato nel 97 insieme al video musicale del brano Dead Knight Warrior, con un budget di soli 1000 euro, pensate. Sy Lennox, chitarrista di Dimmu, sulla prima esibizione di Lio disse: "Potevamo sentire la band di apertura suonare nel backstage. Sembrava che sul palco ci fosse Yngwie Malmsteen in anfetamina. Siamo corsi fuori a guardare lo spettacolo e siamo rimasti lì a bocca aperta." 2 anni dopo, nel 99, esce il secondo loro album intitolato Hatebreeder. Prima dell'uscita ufficiale fu pubblicato in Finlandia, accompagnato da un video musicale del singolo Downfall, che fu nuovamente inserito nelle classifiche europee. Io oserei dire grazie al cazzo se avete sentito Downfall. È inutile che ve lo spiego. Nel 2000 esce Fall of the Reaper, il terzo loro lavoro, e confermano le grandi aspettative lanciate da Something Wild e confermate da Hatebreeder. L'album è ottimo, i suoni sono sicuramente più puliti, cosa chiaramente dovuta a una maggiore disponibilità economica. C'è poi un notevole incremento dell'uso delle tastiere rispetto ai precedenti album, che a me fa veramente impazzire. Piccola curiosità che vi voglio portare è che i sample usati nelle tracce Fall of the Reaper e Taste of My Sight sono tratti dal film L'Esorcista 3, mentre il bridge della traccia Bodom After Midnight è stato ispirato alla colonna sonora dei film The Rock. Nel 2003 esce il nuovo album, appunto, Hate Crew Death Roll, e pensate che il disco rimase nelle classifiche per un totale di 3 settimane, diventando il primo album della band ad essere catalogato come disco d'oro. Da qui iniziarono il primo tour mondiale nel 2003 e lo terminarono nel tardo 2004, ottenendo vari tutto esaurito che portarono alla fama del gruppo anche in Nord America. Nel tardo 2005 fu pubblicato Are You Dead Yet? Credo che sia uno dei migliori album, a parere mio, dei Children of Bodom, che presentò appunto un nuovo stile musicale del gruppo, dai tratti più semplici e caratterizzato da riff di chitarra più pesanti.
L'album divenne il maggiore successo commerciale della band, ottenendo la premiazione del disco d'oro in Finlandia e salendo alla posizione 16 in Germania e Svezia e alla 17 in Giappone. Nel 2008 arriva Blood Drunk e subito dopo prendono parte al Gigant Tour che vedeva come headliner i Megadeth assieme ad altre band coinvolte quali In Flames, Jump of Cowboy e Icon Fire. Subito dopo partono anche per gli Stati Uniti insieme a svariati gruppi come udite udite, altri due scappati di casa come Slipknot, anzi nove scappate di casa, e Cannibal Corpse. Nel 2009 esce Skeleton in the Closet, che è un album di cover. Nel 2011 esce il nuovo album appunto dei Children of Bodom, Rentless Reckless Forever. E queste sono le parole appunto del frontman riguardo quest'album. Abbiamo lavorato molto duramente a quest'album. Io personalmente non ho dormito per 6 settimane. Eravamo tutti determinati per creare il miglior album dei Children of Bodom. Quindi eravamo pronti per qualsiasi cosa. Ovviamente avere il nostro produttore Matt Hyde, che ci prendeva a calci nel sedere 24 ore su 24, ha reso l'album eccezionale. Quindi siamo ansiosi di vederlo pubblicato. Nel 2012 quest'album ha vinto un premio Emma come album metal dell'anno. Ora scusate se salto e vado subito al sodo, ma l'antifona diciamo che l'abbiamo capita. Nel 2019 esce Exed, che è l'ultimo lavoro di Alexi Laiho nei Children of Bodom. La storia di Children of Bodom si chiude definitivamente il 16 dicembre del 2019, dopo l'ultimo concerto in terra finlandese. Questo ha provocato nella scena metal, soprattutto tra i fan, sto dicendo, veramente tantissimo scalpore. Anche su di me, ovviamente, e su molte persone che conoscevo che erano fan dei Children of Bodom. Sinceramente, non vedere più i Children e non vedere più Alexi all'opera è stato veramente lì per lì, su questo annuncio, veramente devastante. Arriviamo al 15 marzo del 2020, che Alexi Laiho annuncia la formazione di un nuovo supergruppo, i Bodom After Midnight, chiamata appunto come la seconda traccia di Fall of the Reaper. Purtroppo qui Alexi Laiho non ha potuto mantenere il vecchio nome dei Children of Bodom, in quanto ne ha ceduto i diritti agli altri membri. Negli ultimi giorni del 2020 arriva l'annuncio che spezzò il cuore veramente a tutti. Alexi Laiho, cofondatore e storico frontman della band, muore all'età di 41 anni a causa dei problemi di salute di cui già soffriva da qualche anno. Ci lasciò in eredità alcune canzoni del progetto che aveva startato da poco, i Bodom After Midnight. 3 canzoni, non di più, purtroppo non di meno: Paint the Sky with Blood, Payback's a Bitch e Where Dead Angels Lie, cover The Dissection. Questa, signori miei, è la storia di Alexi Laiho. La storia di come un singolo uomo è riuscito ad incantare ragazzi, persone anche più grandi. Io lo conosco praticamente dalla mia adolescenza, e con la sua voce. Una voce che veramente ben pochi hanno e possono vantare di avere, soprattutto. Un pioniere del melodic death metal, veramente una persona che ha dato l'anima a questo genere e si vede proprio che era appassionato. Ci ha lasciato veramente un'eredità enorme, è stato uno dei primi appunto a fare melodic death metal, un death metal praticamente più armonico, più ascoltabile se così vogliamo dire, meno duro del death metal normale, grazie anche all'aggiunta di tastiere, all'aggiunta di assoli appunto di chitarra molto più armoniosi e molto belli da ascoltare. E veramente Alexi ci ha lasciato veramente un'eredità enorme. Signori, grazie di nuovo per essere arrivati fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle sue passioni.
vi rimando alla settimana prossima con un nuovo video e vi posso assicurare che la settimana prossima si ritornerà a parlare di black metal e si parlerà di un genere, un sottogenere del black che ha fatto molto scalpore e vi dirò la mia su questo argomento. Grazie a tutti e alla prossima settimana.